SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. L'anziano accoltellato dal figlio giovedì sera nel Forlivese è fuori pericolo. Il 51enne è stato arrestato dopo aver aggredito il padre e aveva intenzione di togliersi la vita impiccandosi. Serve continuare a spingere sulla somministrazione delle terze dosi di vaccino, ma è importante anche immunizzare i bambini. È quanto spiega ai nostri microfoni Pierluigi Viale, infettivologo dell'Università di Bologna. Dopo la presentazione del progetto del tratto di via Emilia Bis che collegherà Forlì con Forlimpopoli, mancano ancora diversi punti da pianificare, uno su tutti l'8-0 che parte da Cesena e caccia i fondi, circa 60 milioni di euro. Crescono le imprese attive nel terzo trimestre in Emilia-Romagna. I dati divulgati dalla Camera di Commercio della Romagna confermano la crescita economica del territorio dopo il lungo periodo di crisi dovuto alla pandemia. Il periodo autunnale è ricco di fiere in Romagna. L'11 novembre torna la tradizionale fiera di San Martino a Sant'Arcangelo. Dopo la sospensione causa Covid dell'anno scorso, gli spazi saranno più ampi per diluire la folla e l'accesso avverrà con Green Pass. Calcio, il Bologna scenderà domenica in campo contro la Sampdoria allo stadio Marassi. I rossoblù dovranno invertire un trend negativo in trasferta. Servono punti fuori casa, ha detto il tecnico Mihajlovic. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati in una nuova edizione serale del nostro notiziario. Apriamo con un ritorno sul tentato omicidio l'altra sera nel Forlivese. Si è tenuta l'udienza di convalida del fermo per il 51enne che giovedì ha accoltellato il padre per poi cercare di togliersi la vita. La vittima dell'aggressione intanto è fuori pericolo. Sergio Tozzi non è in pericolo di vita. Questa è la notizia arrivata venerdì pomeriggio dall'ospedale Bufalini di Cesena che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari che temevano per la salute dell'agricoltore forlivese ricoverato d'urgenza dopo essere stato accoltellato dal figlio. Uno dei colpi era andato molto vicino alla carotide e l'anziano era stato ricoverato con codice di massima gravità. Dopo poche ore però la situazione si è rivelata meno grave di quello che si pensava all'inizio e il paziente è stato trasferito in un reparto ordinario, quello di chirurgia maxillofacciale. I medici hanno giudicato le ferite guaribili in 20 giorni, ma è probabile che l'uomo esca dall'ospedale anche prima. Chi invece sta aspettando la decisione del giudice per uscire dal carcere è il figlio Stefano, 51 anni, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Nel frattempo gli investigatori hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti. Il dramma si è consumato giovedì nell'azienda agricola di famiglia a Barisano, nel Forlivese. Il 51enne ha prima legato una corda al soffitto con l'intenzione di usarla per impiccarsi. Prima di attuare il suo intento però si è recato in cucina dove si trovava il padre e l'ha colpito con un coltello. Sono stati i familiari a fermarle e poi a chiamare le forze dell'ordine. Ora che il padre è salvo, per il figlio resta l'accusa di tentato omicidio. La vicenda deve essere esaminata attentamente, le indagini sono ancora in corso, ha detto ai giornali l'avvocato di Tozzi. Al di là della dinamica dei fatti però, più di tutto resta il mistero sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo a compiere un gesto tanto estremo.
Passiamo all'aggiornamento sull'andamento della pandemia in Emilia-Romagna. Sono 561 in più rispetto a ieri i casi Covid in regione, su un totale di 28.369 tamponi eseguiti in 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero dei tamponi fatti da ieri è dell'1,9%, l'età media 41,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 111 nuovi casi, seguono Ravenna 58, Forlì 54, Rimini 47, Cesena 41, infine Ferrara e Imola con 30 casi ciascuna. Non è stato registrato alcun decesso. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, meno 4 rispetto a ieri, 318 quelli negli altri reparti Covid, più 16. Quarta ondata e vaccini. Abbiamo fatto il punto con l'infettivologo dell'Università di Bologna, Pierluigi Viale, che ha sottolineato l'importanza della terza dose e del vaccino anche per i più piccoli. La quarta ondata non è un'ipotesi remota. Preoccupano i numeri dei nuovi contagi, ma rientrano in uno scenario che la comunità scientifica aveva già in qualche modo previsto. Un'ondata non necessariamente legata a particolari picchi. Su questo l'infettivologo Pierluigi Viale non ha dubbi. Sicuramente se un aumento dei casi lo vogliamo chiamare fase, è sicuramente corretto parlare di quarta fase, nel senso che ci aspettiamo un aumento della circolazione del virus legata, come dire, alle variazioni climatiche, alle variazioni di comportamenti, perché vivremo più in condizioni di promiscuità maggiore in rapporto all'abbassamento delle temperature durante l'inverno. Ci auguriamo che sia una fase che non abbia picchi, ma che sia un plateau, come sembrerebbe in questo momento. Nel contesto che si sta delineando, la terza dose ha un ruolo chiave. Adesso la terza dose protegge molto bene sulla variante Delta, quindi non c'è una... Anzi, la vaccinazione a due dosi protegge molto bene contro la malattia grave, meno bene contro l'infezione, quindi è corretto fare la terza dose per... da un punto di vista epidemiologico, non da un punto di vista clinico, per ridurre la circolazione del virus. Ancor più importante sarà arrivare a vaccinare i più piccoli. Questi 10 milioni di italiani non vaccinati, 3,5 sono bambini, quindi vaccinare 3,5 milioni di bambini vuol dire sicuramente ridurre ulteriormente la circolazione del virus. Certo è che, sottolinea Viale, l'appuntamento con il vaccino anti-Covid potrebbe diventare parte di una profilassi annuale. Sicuramente noi passeremo progressivamente a una condizione di endemia, perché questa è una pandemia che non va via, nel senso che è vero che in Italia ci lamentiamo perché ci sono 7 milioni di persone non vaccinate, però il tasso di vaccinazione in India, dove vivono 1,5 miliardi di persone, è del 4%, quindi voglio dire, pensare a un'immunità di gregge è un sogno irrealizzabile. Quindi passeremo progressivamente a una condizione di endemia, come fa l'influenza. Voltiamo pagina e torniamo a parlare della via Emilia Bis. Dopo la presentazione del progetto del tratto di strada che collegherà Forlì e Conforlimpopoli, mancano diversi punti ancora da pianificare, uno su tutti il lotto 0, quello Cesenate. Una strada a quattro corsie che costituisce il naturale proseguimento della secante. Si immette nel sottopasso di via San Cristoforo per poi raggiungere via San Giuseppe e arrivare a Diegaro. Questo è il tracciato del cosiddetto lotto zero, snodo Cesenate fondamentale della via Emilia Bis. Il piano, che coinvolge diversi comuni, ha ricevuto una nuova spinta dai sindaci di Forlimpopoli e Forlì, che mercoledì hanno presentato il progetto per il tratto di strada che collega le due città. Dobbiamo fare quest'ultimo miglio, appunto, che è quello del lotto zero, e ricondurre questa progettualità al progetto più complessivo che riguarda i comuni di Cesena, di Forlimpopoli, di Bertinoro e di Forlì, che è appunto quello della costruzione, diciamo, tratto per tratto di questo percorso alternativo alla Via Emilia, che consentirà di collegare in maniera veloce le quattro città. L'operazione però non è semplice, bisogna innanzitutto sottoscrivere un accordo tra i sindaci di tutti i comuni coinvolti e poi dare la caccia ai fondi per i lavori. Servono 60 milioni di euro per portare a casa il progetto completo. La Via Emilia è una strada statale e quindi nella programmazione delle opere di ANAS, che ANAS condivide attraverso un piano sottoscritto, un contratto
di programma con il Ministero dei Trasporti sarà importante far inserire per il quadriennio 2021-2024 le risorse per poter completare questi tratti di collegamento veloce Foligno-Cesena che ancora oggi non ci sono. Sono rimasti bloccati a diversi metri di altezza mentre si stavano divertendo su una giostra del Luna Park. Protagonisti della disavventura, tre giovani riminesi che ieri sera si stavano godendo le giostre all'anteprima della Fiera di San Martino a Sant'Arcangelo di Romagna. I tre erano a bordo del Paradise, una giostra composta da una fila di sedili che vengono fatti roteare in alto e in basso a forte velocità quando, proprio nel punto più alto, la corsa si è improvvisamente bloccata. Inutile il tentativo dell'addetto alla giostra di riportare i sedili a un'altezza normale. A quel punto allora sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che grazie a una scala hanno provveduto a riportare i ragazzi a terra tutti in buone condizioni fisiche. Brutta sorpresa ieri per i 220 lavoratori della saga Coffi di Gaggio Montano, siamo nell'Appennino bolognese. Durante un incontro con i sindacati, la proprietà, la multinazionale Evoca, ha infatti annunciato l'intenzione di chiudere lo stabilimento sull'Appennino bolognese entro il 2022, ma i sindacati sospettano che dietro a questa scelta ci sia la volontà di delocalizzare l'attività produttiva in Romania. Vediamo. Per i lavoratori e le lavoratrici della saga la prospettiva ventilata dalla proprietà è inaccettabile, tanto che appena arrivata la comunicazione hanno immediatamente interrotto le attività e si sono riuniti in un presidio permanente. Una protesta che ha raccolto la solidarietà di cittadini, istituzioni, mondo della politica. La scelta del gruppo Evoca di chiudere lo stabilimento Saga Coffee a Gaggio Montano mette a rischio 222 posti di lavoro, una scelta che per noi è inaccettabile. Chiediamo quindi immediatamente la convocazione del tavolo in regione e anche al Ministero dello Sviluppo Economico, perché il governo deve farsi carico di questa avvertenza che mette a repentaglio non solo i lavoratori e le lavoratrici di questo stabilimento, ma mette in ginocchio l'intero Appennino bolognese. È una scelta che noi non possiamo permettere, dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare l'ennesima delocalizzazione che impoverisce il territorio a scapito di lavoratori e lavoratrici che hanno già subito in questi mesi molto. Da anni la proprietà lamentava problemi di sovraccapacità produttiva in Italia e in Europa, con particolare riferimento al sito bolognese, una situazione aggravata dall'emergenza sanitaria, tanto che nei primi mesi del 2020 le organizzazioni sindacali e la proprietà avevano sottoscritto un accordo che prevedeva 50 uscite volontarie per riequilibrare la sostenibilità dello stabilimento. Per questo motivo l'annuncio ha colto di sorpresa anche i sindacati, che hanno indetto un presidio permanente davanti all'azienda. Sei mesi fa abbiamo fatto l'ultimo accordo, sei mesi fa, nessuno ci ha mai detto niente. Certo, eravamo preparati, la crisi è vero, l'abbiamo accompagnato con gli ammortizzatori sociali. Quello che è stato fatto ieri, possono dire che ci hanno messo 4 anni a decidere, non è vero niente. L'hanno deciso in questo anno e l'hanno deciso in nome del profitto, quindi recuperando quello che hanno perso. Rimaniamo sempre in tema di economia, ma parliamo anche di buone notizie. Divulgate dalla Camera di Commercio della Romagna i numeri relativi all'imprenditorialità. Anche in questo caso i dati confermano la crescita economica del nostro territorio. Confermano l'elevata imprenditorialità rispetto al livello regionale e nazionale le elaborazioni della Camera di Commercio della Romagna su dati Infocamera Muovi Imprese relativa al sistema imprenditoriale della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini. Saldo positivo quindi tra nuove iscrizioni e cessazioni nel terzo trimestre del 2021. In crescita il numero delle imprese attive e delle localizzazioni attive. Aumentano le imprese del settore costruzioni, alloggio e ristorazione, attività immobiliari e quelle dei servizi. Continua l'incremento del numero delle società di capitale, ma tornano a crescere anche le ditte individuali e le imprese artigiane. In base ai numeri, al 30 settembre 2021 nel sistema aggregato Romagna si contano 81.842 imprese registrate, di cui 71.300 attive. L'imprenditorialità si conferma diffusa a 98 imprese attive ogni 1.000 abitanti. Nel corso del terzo trimestre del 2021 nell'aggregato Romagna si sono verificate 809 iscrizioni e 593 cancellazioni per un saldo positivo di 216 unità.
Nel medesimo trimestre del 2020 il saldo fu pari a più 85. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate risulta pari a più 0,26%, di poco inferiore al dato regionale più 0,30% e nazionale più 0,37%. Nel confronto tendenziale con il 2020 si riscontra una crescita delle imprese attive pari allo 0,9%, analogamente alla dinamica nazionale superiore al dato regionale che è più 0,5%. Con riferimento invece al terzo trimestre del 2019, periodo pre-Covid, la crescita è pari allo 0,3%. Il gruppo ERA si è aggiudicato la gara per la gestione del servizio idrico sul territorio della provincia di Rimini per i prossimi 18 anni, promessi investimenti per 250 milioni di euro. Siamo davvero molto soddisfatti ed orgogliosi di esserci aggiudicati questa gara. 24 comuni della provincia di Rimini, compreso il capoluogo ad esclusione di Maiolo, avranno il servizio idrico erogato per altri 18 anni dal gruppo ERA. L'agenzia emiliano-romagnola Atersir ha infatti aggiudicato la gara riguardante 160.000 utenze e 3.000 km di rete alla multi-utility che opera anche nel settore dei rifiuti e dell'energia. Il contratto sarà firmato nei prossimi mesi e ha un valore di oltre 1,7 miliardi di euro, promessi dal gruppo investimenti sul territorio per 250 milioni di euro. Sapremo agire inserendo nei processi di gestione tutte quelle tecnologie, quelle opportunità che nascono da investimenti in digitalizzazione delle reti e automazione degli impianti, soprattutto per quel che riguarda anche il presidio delle attività di depurazione che in questo particolare territorio molto prezioso ci hanno visti già impegnati per lo sviluppo degli investimenti legati alla salvaguardia della balneazione. E ora andiamo a vedere con il prossimo servizio i numeri raggiunti dal porto di Ravenna nei primi 8 mesi di quest'anno, numeri positivi in quasi tutti i settori. Traffico portuale in crescita a Ravenna. Nei primi 8 mesi del 2021 il porto ha registrato una movimentazione complessiva pari a 17.228.291 tonnellate, in crescita del 22,6%, quasi 3,3 milioni di tonnellate in più, rispetto allo stesso periodo del 2020. E ha determinato un aumento rispetto ai volumi complessivi del 2019, ante pandemia, del più 1,3%, consolidando il trend di ripresa. E se da un lato la crescita rispetto al 2020 è quasi scontata vista la situazione di pandemia, la crescita si attesta anche sul 2019 con un più 2,5%. E se le stime su ottobre dovessero essere confermate, anche aggiungendo una mensilità, l'ascesa rimarrebbe più 2,2% sullo stesso periodo del 2019. I numeri sono stati divulgati dal report mensile stilato dall'autorità di sistema portuale. I dati negativi invece riguardano la difficoltà del fronte dei container di agganciare una crescita della stessa portata. Le merci in container sono in aumento del 5,9% sui primi 8 mesi del 2020, ma più basse del meno 6,1% rispetto ai primi 8 mesi del 2019. Venendo ai numeri generali, gli sbarchi e gli imbarchi sono stati rispettivamente pari al 17.143.313 tonnellate, più 25,4% sul 2020 e più 2,9% sul 2019. Il numero di toccate delle navi è stato pari a 2026, con una crescita del 16,8% rispetto ai primi 9 mesi del 2020 e 45 toccate in più rispetto alle 1981 del 2019. In particolare, nel mese di settembre del 2021 sono state movimentate complessivamente 2.265.656 tonnellate, in aumento del 16,8% rispetto al mese di settembre del 2020 e in aumento del 13,1% rispetto al mese di settembre del 2019. Parliamo anche degli eventi di questo autunno. Torna dall'11 novembre la tradizionale fiera di San Martino a Sant'Arcangelo di Romagna dopo la sospensione causa Covid dell'anno scorso. Spazi più ampi per diluire la folla e accesso con Green Pass.
L'edizione del 2020 è stata forse l'unica saltata in 4 secoli di storia. Dall'11 al 14 novembre il centro di Sant'Arcangelo di Romagna tornerà ad ospitare la tradizionale Fiera di San Martino, conosciuta in zona come Fiera di Bec. Ampio spazio l'enogastronomia locale con bancarelle e punti di ristoro, ma in una nuova veste. Il Covid ha fatto saltare oltre un centinaio di espositori, che saranno dunque 460, per consentire percorsi più ampi per il deflusso dei visitatori che avranno l'obbligo del Green Pass. Con quale spirito vivete questa tradizione che ritorna appunto dopo un anno di sospensione? Beh, uno spirito decisamente emozionato e soprattutto partecipato. La fiera è un evento a Sant'Arcangelo che tiene insieme tutte le realtà di Sant'Arcangelo, dalle attività economiche alle attività associative e ovviamente anche a tutti i turisti che arrivano per poter partecipare alle attività. Una centrale di controllo all'interno del municipio coordinerà forze dell'ordine, steward e volontari per prevenire assembramenti, ma anche furti, borseggi e vendita abusiva. Ci vorrà il Green Pass, chi accede alla fiera non ci sarà un controllo ovviamente di accesso agli ingressi, come prevede la normativa per le fiere bisogna essere in possesso di Green Pass, chiaramente a disposizione con steward di controllo che prevederanno a campione il controllo sul Green Pass. È arrivato il momento delle notizie sportive, la linea Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea, partiamo con il calcio e andiamo in Serie A, vigilia di campionato per il Bologna, atteso domani alle 15 a Genova dalla trasferta contro la Sampdoria. Sentiamo le parole di mister Sinisa Mihajlovic. In casa abbiamo fatto 13 punti, fuori casa abbiamo fatto 2 punti, abbiamo fatto una partita più in casa, cioè 6 in casa, 5 fuori casa, e fuori casa abbiamo giocato con l'Inter, Napoli e Atalanta, ok? Perciò, visto la situazione Inter, visto con Napoli mancavano 5 titolari, con Atalanta abbiamo pareggiato, a Udine sappiamo tutti com'è andata perché dovevamo vincere, unica partita che non abbiamo fatto bene come dovevamo è quella con Empoli, che abbiamo perso e non dovevamo perdere. Perciò, è quello. Poi sicuramente il trend, diciamo, negativo fuori casa dobbiamo migliorare perché non possiamo essere in casa da Champions League e fuori casa da retrocessione. Questo ho fatto vedere anche i ragazzi, perciò il campionato è lungo, abbiamo una partita adesso a casa della Sampdoria e abbiamo tutte le carte in regola per poter fare prima vittoria fuori casa, anche se sappiamo che non sarà facile perché loro comunque hanno giocatori che ci possono mettere in difficoltà, hanno anche giocatori esperti. Conosco bene quel campo, là i tifosi, tutto, perciò non sarà facile, ma non sarà facile neanche per loro, perciò c'è una spiegazione. Più o meno è questo, quando tu su 5 partite incontri 3 che sono, diciamo, squadre migliori in Italia, è più facile che la perdi che la vinci. Noi abbiamo perso 2, una abbiamo pareggiata, altre 2, come ho detto, con Udinese dovevamo vincere, se non c'era quella cosa là, l'unica partita brutta che abbiamo fatto è quella con Empoli, ma io non ero in panchina e penso che se ero in panchina sarebbero cose andate un pochino più diverse. Il Cesena invece in Serie C ospiterà lunedì sera il Pescara alle ore 21, sentiamo Erasmo Mulè. Lunedì sera Cesena quindi torna in posticipo, vi ricordo, dalle ore 21, calcio inizio, contro il Pescara, di cui poi andiamo a parlare nel dettaglio e vedere qualche numero. La domenica successiva, il 14, appunto, un derby che torna dopo tantissimi anni a Reggio, perché si era giocato 2 anni fa qui in casa con Modesto, ma non al ritorno per colpa del lockdown. Poi c'è questa sorta di partita cuscinetto contro la Fermana, da non sottovalutare, abbiamo messo 3 asterischi perché la Fermana è in grande crescita, nelle ultime 3 partite ha fatto 7 punti e infine si chiude il mese di novembre contro l'Entella che il Cesena ha già affrontato in Coppa Italia, che ha dimostrato di avere una rosa profonda anche se oggi ha qualche problema, ma che si è ripreso battendo l'Imolese che è certamente una delle squadre favorite sulla carta, anche perché qui parliamo comunque di
tre retrocesse, se non sbaglio, no? Quindi, insomma, giusto anche il Pescara, mi sembra fosse calendario che metti i brividi. Però, paradossalmente, io ti dico che è più difficile giocare contro la Pistoiese che contro il Pescara, perché la Pistoiese è una squadra che magari si chiude dietro e ha più difficoltà nel giocare, il Pescara invece gioca a viso aperto, quindi è secondo me tutt'altra partita. Quindi diciamo, come diceva un po' Ardizzone, partite che si preparano da sole. Sì, giusto? Le motivazioni si trovano facilmente in queste partite. Di sicuro però aumenta la difficoltà, nel senso magari lasciare più spazio agli attaccanti di queste squadre qui diventa poi deleterio. Ma no? Chiaramente hanno quei singoli che magari hanno un'occasione, la buttano dentro e vincono la partita. Cambiamo argomento, parliamo di basket. Il blitz di Roseto a Cesena ha evidenziato le tante lacune in casa Tigers che fino ad ora hanno condizionato anche la classifica. La sconfitta brucia, ha detto la guardia Mascherpa a Panorama Basket. C'è molta amaro in bocca per il risultato. Sì, sì, sicuramente è una partita in cui comunque riesce a mantenere un certo tipo di intensità per 36 minuti, riesce a rimanere in quello che era il piano partita, soprattutto a livello difensivo. Perdere non fa piacere, sapevamo che eravamo contro una squadra molto forte e direi che soprattutto nell'ultimo quarto Amoroso ha fatto vedere perché ha fatto la carriera che ha fatto. E brucia perché eravamo lì, insomma tra il vincere e il perdere poi cambia anche come affronti la settimana. Cosa pensi di poter eventualmente migliorare e dare di più? Sicuramente a livello di magari gestione in certi momenti della partita, comunque il fatto che le difese spesso diciamo che un occhio di riguardo magari lo danno, riuscire a fare la scelta migliore. E Tasso sta lavorando tanto con me sotto questo punto di vista e mi sta aiutando. Sono molto molto contento della scelta che ho fatto quest'estate di venire a Cesena, anche per come ho parlato con lui, per comunque l'amore che ho io per la Romagna. E tornare a vivere qua, insomma, mi sono molto molto legato a questo territorio. È tutto per lo sport, Elisabetta, te la linea. Bene, grazie Marco. Ora sentiamo le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di domenica inizierà con cieli grigi su quasi tutto il nostro territorio regionale e qualche debole precipitazione tra Romagna, Ferrarese e Bolognese, precipitazioni che tenderanno a esaurirsi nel corso della mattinata. Ancora qualche locale rovescio nel primo pomeriggio a ridosso dell'Appennino centro-orientale. Temperature minime che osciliranno tra 7 e 12 gradi, valori massimi in leggero calo e comprese tra 11 e 14 gradi. Ventilazione da nord, mare quasi calmo. Anche la giornata di lunedì inizierà con cieli grigi e qualche precipitazione che aumenterà nel corso della giornata. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E questa sera torna l'appuntamento con il nostro programma musicale Degni di Nota. Sentiamo qual è il menù di questa sera con Luca Bergamini. Grazie alla redazione di TR24, siamo pronti perché questa sera terza puntata di Degni di Nota. Mi raccomando, non mancate perché anche questa sera abbiamo 5 cantanti da andare ad ascoltare. Allora, visto che sabato ci avete regalato grandi emozioni, voi che ci avete seguito da casa e soprattutto i ragazzi che sono stati qua con noi, vi aspettiamo questa sera, ore 21, terza puntata di Degni di Nota. Bene, allora tutti sintonizzati, era davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Per seguire tutti gli ultimi aggiornamenti, come sempre, c'è il nostro portale online tr24.it. Grazie per averci seguito e buona serata.
Secca, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. Secca è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.